volete? Vuoi, giusta? Innanzitutto qui c'è tutta la mia famiglia, quindi comunque è un'emozione grandissima, cugini, zii, è veramente entusiasmante per me. E poi le novità le vedremo nel corso della serata, che ci sono molte novità. Si chiama Emanuele all'anagrafe, gli amici lo chiamano Lele per un certo periodo, i tifosi come ti chiamano? Il Sioux, perché lui è innamorato degli indiani d'America, ma soprattutto della filosofia degli indiani d'America. E come gli indiani d'America erano dei grandi guerrieri, anche lui sul ring è un grande guerriero. Ma io dico, è soprattutto un onore per la città di Cerignola, perché ha la fortuna di avere un ragazzo che ha fatto un percorso di vita abbastanza turbolento, ha la fortuna di avere questo ragazzo che riconosce nella città di Cerignola un punto di riferimento, perché lui ha dato un'estrema importanza nel suo percorso di vita a suo nonno Felice, che era originario della nostra città. E noi di questo siamo onorati. Io conosco Emanuele Blandamura dal dicembre del 2016, lui mi scrisse su Facebook subito dopo aver vinto l'europeo dei pesi medi, perché prima di sfidare il campione del mondo Emanuele era campione europeo dei pesi medi, chiedendomi l'opportunità di venire nella nostra città e ricevere un riconoscimento, perché lui da campione europeo dei pesi medi teneva al fatto che Cerignola, la città di suo nonno, lo riconoscesse. Per me fu un grande motivo di orgoglio, perché tu immagini il campione europeo dei pesi medi che ti scrive, per quanto tu possa essere, diciamo, il vice sindaco di una comunità di 60.000 abitanti, e ti chiede di avere l'onore, cioè lui lo chiedeva a me, di essere riconosciuto dalla città di Cerignola. E noi, la comunità cerignolana, non il sindaco, il vice sindaco, l'amministrazione comunale, è stata artefice di questo grande momento che sicuramente rimarrà alla storia della nostra città, ma rimarrà soprattutto nel cuore di Emanuele Blandamura. Allora, io nasco a Udine, giustamente, poi però comprensioni volevo, che è alla portata di tutti oggi, no? Comprensioni familiari, i miei genitori si separano e inizialmente diciamo che c'è stato un appoggio appunto da con mio nonno e mia nonna, e poi questo appoggio è diventato tutta la vita. E quindi tu da Udine, piccolissimo, non avevi un anno? No, non avevo neanche un anno, comunque vado a Roma. Vai a Roma, in casa di tuo nonno. Sì, esatto. E lì comincia una vita al quartiere Nuovo Salario. Esatto. Buonasera a tutti. Dunque, la vita a Roma per Emanuele è stata complessa per una partenza difficoltosa, ma questo nonno di cui abbiamo parlato tanto finora, io ci ripensavo nei giorni scorsi, credo che sarebbe giusto definirlo un grande allenatore. Uno dice, ma il Felice Blandamura non ha mai allenato nessuno, né una squadra di calcio né un pugile. In realtà è stato l'allenatore di un ragazzo che si chiamava Emanuele Blandamura. Lo ha allenato come e meglio di qualsiasi tecnico potesse allenarlo. Emanuele, quando va all'angolo, ha un tecnico vero, Eugenio Agnuzzi si chiama, ed è un tecnico romano con una R così arrotata che la sua voce si riconosce in mezzo a mille.